Buongiorno a tutti, ci troviamo all'Istituto di Istruzione Superiore di Bormio Leibniz. Io sono il dirigente scolastico, mi trovo in questo istituto dall'anno 2000 e in questi anni ho avuto modo di conoscere diversi ragazzi, tantissimi studenti, di instaurare con loro un buon dialogo e di condividere con loro passo dopo passo il progetto formativo che l'istituto propone. Allora, la nostra scuola, non molto grande, offre un ambiente familiare ma molto stimolante, moderno e dotato delle più nuove attrezzature informatiche. In tutte le aule troviamo il registro elettronico, la presenza del computer e in diverse anche lo strumento che piace molto ai giovani, la lavagna interattiva. Nell'istituto sono presenti due corsi ad indirizzo liceale, liceo scientifico, liceo delle scienze umane, due corsi ad indirizzo tecnico, amministrazione, finanza e marketing, amministrazione, finanza, marketing, relazioni internazionali per il marketing, ex Erika. Sono il professor Morcelli, insegno religione e da qualche anno collaboro con la preside nella gestione della scuola. Pensando al futuro dei ragazzi e a quello che faranno dopo le scuole superiori, comincerei dicendo che chi frequenta il liceo pensa fin da subito a continuare gli studi all'università. Per quanto riguarda il liceo scientifico, i ragazzi possono frequentare qualsiasi università, non solo quelle di matematica, fisica, biologia. Per quanto riguarda invece il liceo delle scienze umane, la destinazione privilegiata è scienze della formazione primaria, per chi vuole essere maestra, scienza delle educazioni per le professioni come assistente sociale ed educatore, oppure scienze infermieristiche, per chi intende lavorare negli ospedali. Oppure le classiche facoltà come pedagogia, psicologia, sociologia. Chi invece frequenta l'istituto tecnico sa fin dall'inizio che può inserirsi dopo i 5 anni subito nel mondo del lavoro. L'istituto tecnico prepara ragazzi esperti nel settore economico, di contabilità, esperti di buste paga e di appunto amministrazione in generale. Ovviamente anche chi frequenta l'istituto tecnico può comunque continuare gli studi presso l'università o di lingue, prevalentemente nel corso relazioni internazionali o economia aziendale o facoltà giuridiche per chi frequenta l'altro corso. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Gli studenti devono affrontare l'insegnamento della lingua italiana, lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lo studio della matematica, della fisica e delle scienze. Prepara a tutti gli sbocchi universitari. Buongiorno a tutti, io sono la professoressa Irene Armellini. I ragazzi mi hanno chiesto, visto appunto la mia materia di insegnamento, insegno lettere e latino, di fare una precisazione sull'utilità del latino. Che cos'è il latino? Che molti di voi considerano come una materia difficile. Effettivamente lo è. Ma perché è importante studiare il latino? È importante studiare il latino perché studiandolo si impara la nostra lingua, l'italiano. Quindi studiare il latino in realtà significa studiare anche l'italiano. Il latino è anche importante perché ovviamente la civiltà latina, quindi dai romani in poi, la civiltà è stata molto importante per la nostra storia. Studiare la lingua latina quindi significa in realtà imparare e studiare bene la nostra lingua. Ciao a tutti, sono Wanda e ho scelto di fare il liceo perché presuppone più scelte dopo che sia finito questa scuola. Infatti ti forma con una cultura generale ed inoltre
si fanno molte attività, infatti l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di fare un'esperienza in Danimarca, abbiamo appunto fatto uno scambio culturale con questa scuola vicino a Copenaghen. I ragazzi danesi sono stati una settimana da noi e li abbiamo ospitati nelle nostre case e poi noi ci siamo recati in Danimarca e credo sia stata una bellissima esperienza. Il Liceo delle Scienze Umane è stato istituito presso l'Istituto Leibniz 5 anni fa. È un liceo giovane, gli studenti affronteranno per la prima volta quest'anno la maturità. Salve a tutti, sono Fabrizio Menta, insegnante di Scienze Umane presso il Liceo Leibniz. È caratterizzato da 4 materie fondanti che riguardano appunto l'ambito delle scienze umane. Si tratta della psicologia, della pedagogia, della sociologia e dell'antropologia. Quest'ultima è stata introdotta proprio dalla riforma Gelmini e è prevista a partire dal terzo anno fino al quinto anno. Scienze umane è l'insieme delle discipline che si occupa di indagare un po' l'uomo in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista educativo e soprattutto dal punto di vista relazionale, materie di cui si occupano la sociologia e l'antropologia. Ciao, sono Jacopo Compagnoni di Quinta B del Liceo delle Scienze Umane. Ho scelto il Liceo delle Scienze Umane perché inizialmente perché non proprio portato per le materie scientifiche, ho preferito lanciarmi su degli studi che coinvolgono l'uomo nel mondo e nella società. Ho scoperto che questa scuola può dare tanto perché permette di vedere sotto ogni livello, sotto ogni sfaccettatura, la persona umana e iniziare a pensare come impegnarsi appunto in ambienti di tipo sociale per risolvere appunto quelli che sono i problemi riguardanti la persona. Mi sento di difendere e di sostenere l'istruzione tecnica perché ritengo che questa nostra società non abbia bisogno solo di laureati, ma anche di bravi tecnici. Persone, studenti, che al termine del percorso quinquennale possa intraprendere subito l'immissione in un'attività lavorativa. Io sono professore Corrado Annulli, docente di economia aziendale. A me è affidato il compito di illustrare le materie giuridiche ed economiche che caratterizzano l'indirizzo dell'Istituto Tecnico Economico. Le materie sono sostanzialmente economia aziendale, economia politica e diritto. L'economia aziendale è la materia che studia le aziende sotto due aspetti. Da un lato le decisioni che le aziende devono assumere relative alla gestione e al fine di realizzare quelli che sono i loro obiettivi. Dall'altro lato, sotto l'aspetto contabile, amministrativo, quindi della produzione e della documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi di legge. L'economia politica invece studia il sistema economico nelle relazioni tra i diversi componenti, i soggetti che operano nel mondo economico, quindi le imprese, i consumatori, lo Stato. Diritto è lo studio invece della normativa nei vari aspetti, il diritto civile, il diritto commerciale, e il diritto costituzionale. Ciao, mi chiamo Lara Ponti, faccio la ragioneria e sono rappresentante a Leibniz. Il rappresentante d'istituto è quella figura che rappresenta tutti gli studenti, organizza le assemblee d'istituto, tiene sotto controllo l'operato dei professori, aiuta gli studenti in caso di difficoltà e è comunque una figura alla quale potete sempre rivolgervi se avete problemi. Io faccio l'IGEA e la ragioneria, nello specifico l'IGEA, è una scuola abbastanza interessante, tosta, bella. Ti prepara su molti aspetti della vita futura, soprattutto attraverso l'economia e il diritto. È una scuola che consiglio, soprattutto se avete curiosità per materie attuali comunque,
se vi interessa del vostro stato, se vi interessate alla politica anche e soprattutto se volete capire che cosa succede nel mondo. È una bella scuola, veniteci. Buongiorno a tutti, il mio nome è Cecilia Giacomelli e io insegno tedesco presso l'ITC di Bormio. Oggi sono qui per presentarvi il corso RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, che è un corso che ha il punto centrale nella comunicazione. Comunicazione che avviene non solamente in lingua italiana, ma sfruttando vari linguaggi, tra cui quello informatico e non da ultimo quello delle lingue straniere, che sono importantissime. Vengono insegnati in questo corso l'inglese e il tedesco, che hanno la durata di 5 anni, e il terzo anno il francese. Ecco, la lingua e il padroneggiare una o più lingue diventa importantissimo in un territorio come il nostro, a forte vocazione turistica, e soprattutto perché il nostro territorio confina con due zone importanti, la Confederazione Elvetica, dove tra l'altro il tedesco e il francese sono lingue ufficiali, e la vicina provincia di Bolzano. Avere nel proprio curriculum la conoscenza e la padronanza di una lingua è fondamentale. Ciao a tutti, sono Silvano De Barba, frequento la classe 4F dell'indirizzo RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, ex Erika. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue e finita la scuola vorrei andare all'estero a lavorare. Questa scuola promuove anche le certificazioni in lingua, infatti si possono frequentare corsi extra in lingua inglese o tedesco.